Donna Antonia sta qua. Oh, buongiorno. Buongiorno, voi siete Don Arturo Santanino. A servirvi? Carità, mi favorite. Ma questa è tutta la proprietà vostra. Ma voi loro non venite niente, questo comincia la proprietà. Venite a Maria a rifornirci. Guardate, salite, salite. Oh. Guardate, tutta sotto la montagna, dopo il bosco, volete, dove ci stanno tutte quelle palazzine, ci sta anche un albergo, tutte villette. È tutta proprietà mia. Buona salute. Grazie, grazie. Accomodatevi. Fatto la seduta. Quando tornai dall'America, feci l'affare. Allora la terra costava niente. Una miseria. Poi l'ho valorizzata io, perché ho cominciato a lottizzare, capito? Allora, villine, casette. E questa è una zona di paradiso. Spidosa, lubra, qua, sì. È ricercata la zona. Eh già, si chiama un architetto, un ingegnere. No, chi? Per carità, chiama l'ingegnere, chiama la mosina, no. Io faccio tutto da me. Sì, tengo un capomastro, persona di fiducia, vecchia guardia, capito? E poi quello non è un mistero, capito? Sarà di mattone, ferro, infisse, diciamo, cemento, che se ne è tutto. Mia figlia porta la contabilità, persone che lavorano ci stanno, quindi. Ma un progetto lo dovete presentare. Un progetto, questa è una zona fuori dire, e poi il progetto è di carta. Onertu, mettete un buon invento. La più grande invenzione non è stata la televisione, la radio, la bomba atomica, per carità. La più grande invenzione a questo mondo è stata la carta. Sentiamo. Sentiamo. Quante cose si fanno con la carta? Quanta cosa? Voi mi dite che sa c'è francobolli, cambiare la carta bollata. Passaporto, licenze, manifesto. Carta da gioco, che sa c'è, e biglietti e banca. Ah sì, il denaro. Ma si fa pure un'altra cosa. Un'altra cosa? E che cosa? C'è stato un uomo, Nertù. Un uomo certamente geniale, io adesso il suo nome si perde nella notte dei tempi, diciamo, che senza fare niente, ha pigliato un foglio di carta, l'ha tagliato quadrato, ha piegato i quattro angoli, tre l'ha incollato, uno l'ha lasciato aperto, su quest'ultimo poi con un pennellino ci ha passato una certa gomma, che si asciuga immediatamente e che ridiventa attaccaticcia non appena ci avete messo sopra la saliva con la lingua. La busta! Diventa busta quando ci avete messo i biglietti bancari. Nannartù, sentite a me, senza la busta si ferma pure la bomba atomica, niente cosa, ferma tutto, e poi ti fa. Già. L'ingegnere, l'architetto, per carità, questa è gente che conosce il codice edilizio a memoria. Hanno ingocciato un uomo, ignorando in materia, che vuole costruire innocentemente. Ma figurate, ma chi la loro lasciano quando l'hanno mandato o al manicomio o al fallimento? Stanno apposta, fanno i soldi, sono ricche, hanno palazze e stanno sempre a posto con la legge. Voi potete andare a ricorrere, quello mi ha fatto questo, quello. No, stanno a posto perché la legge non ammette ignoranza. E secondo me non è giusto, perché allora vuol dire che la legge non ammette tre quarti di popolazione. Già.